Buongiorno, bentrovati a TG2 Insieme, siamo con voi fino alle 11. Oggi vogliamo parlare di mercato immobiliare, un mercato in grande crisi, dobbiamo dire, perché non si vendono le case, quindi si fatica ovviamente anche ad acquistarle, e poi se si acquistano sempre più piccole. Quindi vediamo subito la nostra copertina, poi ne parliamo con gli ospiti studio. Vediamo insieme. Dai, spara un bel desiderio. Su, dai, dai. Voglio andare a vivere da solo. Bella, eh? Mi spiace lasciarla. Ti capisco. Ma scusa, cos'è che c'era scritto nel cartello? Vado in India a ricercare me stesso. No, dopo. Cedo appartamento semi-immobiliato. Allora se c'era anche un portacenere era lussuosamente arredato. Guarda che sacco però te lo lascio. Non ci speravo. Cos'è che avevamo detto poi per il conquibus? Non avevamo detto niente. E allora diciamolo, no? Guarda, l'affitto è al buio. Dura tutto il tempo che ci metto a ritrovarmi. Bella vista! Ti piace? Tutta Milano. E quello lì cos'è, il Duomo? No, qui quando sei triste vieni qua, ti spari un pianto e poi stai da Dio. Guarda, è ancora bagnato. Allora dai, fammi piangere subito a me. Azzarda una cifra. Biglietto aereo. Milano-Bombay. Prima classe. Abbiamo voluto usare l'ironia con un film di Marco Risi, diciamo poi era il suo esordio, 1982, Vado a vivere da solo con Jerry Calà. Allora, poi torneremo anche su questo argomento delle case ammobiliate, se si riesce ad affittarle meglio, a venderle, però adesso andiamo a parlare, come vi abbiamo detto, il nostro focus sarà proprio sul mercato delle case che in qualche modo si è, diciamo, bloccato, ma forse anche andato in negativo. Lo facciamo con degli ospiti che vado subito a presentarvi. Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno, ma rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni, quindi dell'ANCI. Grazie. Buongiorno. Di essere a TG2 Insieme, ben arrivato. Corrado Sforza Fogliani, presidente Conf Edilizia, che non è altro che l'organizzazione storica, no, delle proprietà immobiliari. E poi ancora Paolo Buzzetti, grazie. Buongiorno. Di essere tornato a TG2 Insieme, quindi lei rappresenta invece l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale Costruttori per l'Edilizia. E poi Paolo Righi. Buongiorno. Presidente nazionale FIAIP. Quindi anche lei bentornato a TG2 Insieme, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Quindi chi più ne ha più ne metta oggi, perché vogliamo, certo, proprio capire che cosa sta accadendo a questo mercato immobiliare. Allora, direi, per entrare subito nel vivo della questione, vediamoci una scheda insieme e poi la commentiamo. Vediamo. La crisi si fa sentire anche sul mattone, storico bene rifugio per gli italiani. Nel terzo trimestre del 2012 le compravendite di immobili sono calate del 27,5% rispetto allo stesso trimestre del 2011. Crolla il mercato immobiliare, oltre 150.000 compravendite in meno rispetto al 2011, il peggior risultato dal 1985, secondo il rapporto ABI, Agenzia delle Entrate, quando le abitazioni acquistate e vendute erano state circa 430.000. A risentirne di più sono le grandi città, spuntano sempre più cartelli vendesi anche nelle vie più famose. Le agenzie immobiliari fanno fatica a concludere le trattative e spesso perdono il mandato. Sul piano geografico è significativo che il ricco nord-est ha registrato il calo più alto delle compravendite. Il valore degli immobili a livello nazionale nel 2012 è calato del 2,7%. Gli italiani quindi non investono più sulla casa, non comprano e quando lo fanno acquistano abitazioni piccole, tra i 70 e i 90 metri quadrati. E in molti casi il reddito di chi deve pagare il mutuo non basta per pagare le rate. Come conseguenza le banche concedono finanziamenti con sempre maggiore difficoltà e crolla il numero dei mutui concessi.
Ecco, credo che in questo servizio ci sono degli spunti interessanti. Allora vorrei cominciare da Paolo Righi. Che cosa le sembrano questi dati che abbiamo appena sentito? Un crollo dati... vero e proprio del mercato immobiliare, non si può dire diversamente. Assolutamente, questi dati sono i dati che rispecchiano anche l'andamento degli ultimi 2 anni, diciamo, che sicuramente è stato causato da un inasprimento della fiscalità sulla casa e diciamo anche da una lotta proprio che il precedente governo ha fatto sul settore immobiliare, tassandolo in maniera spropositata. Oggi il problema che abbiamo, ad esempio, per le prime case è che molti cittadini che stanno già pagando il mutuo si sono ritrovati poi ad avere difficoltà nel pagamento delle rate e a questa, diciamo, incombenza si è aggiunta l'IMU sulla prima casa. Per cui c'è anche nel chi deve acquistare un problema serio di tenuta poi del pagamento del futuro mutuo. Si aggiunga questo che le banche sicuramente hanno cambiato il merito creditizio e non stanno puntando sul settore immobiliare. A questo ancora si aggiunga il fatto che le famiglie italiane, e rispondo al fatto che gli immobili sono calati come misura, esatto. È proprio un'esigenza, risponde a un'esigenza anche sociologica di struttura familiare attuale, sono molti più i single, sono molte più le famiglie che hanno solo un figlio, c'è una certa fase denatalità nel nostro paese. È vero che cambia la struttura familiare, sicuramente. Però io voglio chiedere a Paolo Buzzetti, è soltanto questo che uno invece vada ad acquistare quando acquista una casa, un'abitazione più piccola nella metratura? Perché è cambiato anche lo stile della casa, poi lo vedremo in un altro servizio, perché magari non c'è più il corridoio, non c'è più, non so, la stanza degli ospiti, ma c'è lo stretto necessario. Beh, il passaggio dai 110 metri quadri agli 80 medi è dovuto alle ragioni sociologiche appena dette, è dovuto anche all'ottimizzazione degli spazi in maniera diversa. È dovuto anche alle possibilità delle famiglie in questo momento di crisi che non riescono a comprare delle metrature maggiori. Bisogna tenere presente che il combinato disposto dell'IMU, che è stata devastante dal punto di vista psicologico, anche perché è stata applicata in alcuni aspetti molto ingiustamente, sia perché non ha tenuto conto, ricordiamolo, dei redditi differenti. Pensionato paga come chi magari con sullo stesso appartamento ha un reddito molto più alto e sono stati applicati dei moltiplicatori folli catastali, 60% in più, con sperequazioni tra centro e provincia. Noi imprese paghiamo l'IMU sull'invenduto, unico settore industriale al mondo a cui è sottoposto a questo passaggio. Questo in effetti rispetto passaggio. Ai paesi nel mondo è un'anomalia. È un'anomalia. Sì. Allora, per dire che cosa? Che il danno è stato combinato disposto dei mutui che sono dati con molta più difficoltà perché le banche non riescono a darli a medio periodo, dall'IMU che ha dato il colpo di grazia e dalla situazione di incertezza generale. Ma fermare la normale del mercato della casa non solo ha minato la sicurezza dell'italiano, noi siamo per la casa è tutto ed è diciamo la garanzia alla fine di una vita di lavoro, quindi mina la sicurezza non essere più sicuri di questo, ma è un danno economico spaventoso. Abbiamo perduto, in quei dati che avete detto c'è da aggiungere che quindi sono mossi 27 miliardi di meno e un miliardo di meno di entrate per lo Stato. Sì. Non hanno lavorato notai, agenti immobiliari, professionisti, operai nelle ristrutturazioni. Oggi stiamo aumentando al 35%, il 55% a dicembre, ma qui ci vogliono delle azioni shock. Forse. Per far riprendere il mercato della casa, che non significa solo, ed è importantissimo la casa, non significa solo quello che dicevamo prima, ma significa anche lavoro per le imprese, è uno dei motori fondamentali, certo. Che in tutto il mondo è al centro dell'attenzione economica, da noi invece lo fermiamo. Corrado Sforza Fogliani, Presidente Confedilizia, sembra che ci sia però, la mia domanda vuole essere anche un pochino provocatoria, un cambio di passo da parte degli italiani, ovvero che pensano che la casa non sia più il bene necessario, il bene primario. Secondo lei è così o no? Non comprano la casa perché non hanno i soldi e perché costa troppo avere una casa? Ma non credo, Mattone non ha mai tradito. E quindi penso che la fiducia che gli italiani hanno nella casa rimanga, solo che è venuto completamente a mancare l'investimento immobiliare
per esempio per affittare. Oggi i canoni sono alti in relazione all'emergenza sociale, ma sono bassi in relazione al fatto che l'investimento deve pur dare una sua redditività. Sotto questo profilo il Presidente del Consiglio nel discorso alle Camere si è impegnato a disporre incentivi per l'affitto. Sarebbe un segnale psicologico grandissimo, perché il mercato è fatto sostanzialmente dalla psicologia di tante persone, di tanti partecipanti a questa macchina che riesce a stabilire i prezzi, eccetera. Però bisogna farlo ripartire e lo si farà. E anche in fretta, anche in fretta. Certo, anche in fretta, certo. E lo si farà ripartire se si ricreerà quell'investimento negli immobili per affittarli, ridando, ripeto, all'affitto una minima redditività che consenta di ritrarre un utile dall'investimento, certo, stesso. A proposito di questo, mi riferisco ad Alessandro Cosimi, appunto abbiamo detto sindaco di Livorno, ma anche rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. I comuni, quando si sentono dire togliamo l'IMU alla prima casa, forse temono un po', perché in effetti poi arrivano meno soldi nelle casse dei comuni. Però poi dall'altra parte, lei che rappresenta i suoi cittadini, sa quanto invece è nefasta questa iniziativa, specialmente quella sulla prima casa, questa imposta. Che ne pensa? Che ci dice? No, io sono per togliere tutto, l'IMU, l'IRPEF, l'IRAP, tutto. Poi dopo bisogna smettere di discutere dei servizi. Io sono disposto a discutere di tutto se si sta in un contesto razionale. La prima questione, tutti applaudirono quando venne tolta l'ICI, che era una forma di tributo che era stata considerata razionale e che era stata metabolizzata da tutti. Dopodiché sull'IMU si rappresenta un disastro totale. Io sono d'accordo che ci sia un percorso verso la salvaguardia delle prime case. Sono molto preoccupato però che non si dica il fatto vero, che in tutta Europa una forma di tassazione nel rapporto fra territorio, servizi e abitazione, compreso la prima in Francia, compreso la prima in Inghilterra e in Germania, è un dato. Io anch'io ho applaudito al ragionamento che è stato fatto in questi giorni. Rimettere in fila la relazione fra servizi, abitazione e un rapporto con il territorio, anche perché se no non si capisce bene di che cosa dovrebbero campare i comuni, che hanno restituito negli ultimi 3 anni cifre importantissime, 9 miliardi di euro di risparmi alla spesa dello Stato. Dopodiché va bene tutto, cioè si può discutere tutto, ma nel concreto. Quando sento dire che è l'IMU che ha ucciso il mercato immobiliare, francamente ne discuterei volentieri con dati alla mano. Mi pare che il problema di fondo sia che abbiamo attraversato un periodo dove le banche finanziavano tutto, il 100% del mutuo, possibilità e in tranquillità le persone prendevano il mutuo. Oggi le banche non danno il mutuo, non lo danno, è una cosa molto semplice, nonostante i costi del denaro siano abbassati in questo modo, non ci sono più gli strumenti che tanto hanno accompagnato chi era borderline. Penso per esempio a tutte le questioni delle case costruite in diritto di proprietà con i comuni, tutti i percorsi che venivano fatti non per quelle che si chiamano case popolari, ma per il mercato di mezzo, e allo stesso tempo le banche non hanno di fronte persone che sono tranquille del futuro. Mi pare che sia più questo. Dopodiché io non la difendo l'IMU, perché secondo me è stata posta in una maniera sbagliata. Però è anche vero che questa tassa nel rapporto fra patrimonio e territorio è presente in tutta Europa e credo che questo ecco, sia un dato. Questo appunto vuole intervenire, vedo. Ma è presente, Forza Fogliani. È presente ovunque un tributo locale, questo sì. È il tributo locale, esatto, tributo che è un'altra ma cosa. Ma è tutt'altra cosa dall'IMU sperimentale, è tutt'altra cosa dall'IMU, certo, originaria, che pure comunque favoriva l'affitto, mentre questo l'ha invece trattassato anche con ulteriori misure. E soprattutto non è
dalle altre parti una tassazione patrimoniale e una tassazione solo a carico dei proprietari, perché anche lì ci era nata come disegno di legge presentato dal governo anche a carico degli inquilini, poi il Parlamento l'ha posto naturalmente a carico dei proprietari, i quali sono ridotti, come ripeto, ad avere nessuna redditività dall'affitto, con i problemi dei senza casa che si scaricano sui comuni. Infatti, a proposito di questo, vi voglio dare un dato che lo commentiamo insieme. Nel 2007, con l'ICI, per far riferimento a quanto appunto diceva appena adesso il sindaco di Livorno, con l'ICI nella pubblica amministrazione entrava l'1,7% di denaro, no? Esatto. Siamo passati con l'IMU al 3,1%, cioè, sì, 3%, infatti, quindi questo pesa sul cittadino che ha una casa. Se posso dire, dal punto di vista proprio di questo ragionamento, l'IMU ha portato 12 miliardi in più, siamo arrivati ai 45 miliardi complessivi, sì. Quindi ha rappresentato in alcuni casi raddoppio o triplicazione di ciò che si doveva pagare. Questo va tenuto presente, oltre alle sperequazioni, diciamo prima, ha disincentivato gli affitti. Stiamo attenti a questi particolari, nel senso che prima con l'ICI c'era un'aliquota progressiva e se tu non affittavi pagavi di più se lo tenevi sfitto. Sì. Oggi è meglio tenerlo sfitto. Un appartamento a canone concordato a Roma, medio 60 metri quadri, pagava 208 euro all'anno di ICI, ne paghi a 1028. Allora sì. Bisogna capire che da questo punto di vista l'affitto è stato completamente, come dire, una botta in testa all'affitto. Anche allora all'affitto. Quando diciamo che l'IMU così applicata insieme alle vicende dei mutui ha fermato il mercato immobiliare, dati alla mano lo possiamo verificare in qualsiasi momento. Ciò non vuol dire che non ci deve essere naturalmente una tassazione, però con le nuove tasse tra registro, imposte varie, sì, di vario genere, qui adesso non le elenchiamo, noi paghiamo quanto gli inglesi, quindi è diventata la tassazione più alta in Europa, in questo momento di crisi durissima. Allora da questo punto di vista bisogna ragionare per vedere che cosa fare, intervenendo decisamente sull'IMU e ridando, come stiamo proponendo, un meccanismo di garanzia sui mutui alle giovani coppie, per esempio, tanto per cominciare, che comprano case e che rischiano di perdere il lavoro, come c'è in Germania, come c'è negli Stati Uniti, dove ha fatto ripartire il mercato immobiliare. E non è complicato, tra Cassa Depositi e Prestiti e BCE, queste sono le cose da fare urgentemente per far ripartire fisiologicamente il mercato. E diceva bene il sindaco, su questo sono d'accordo con lui, non ci sono più incentivi sociali a chi non ce la fa, non c'è un piano da 15 anni di case popolari nel nostro paese, ecco, sono cose da prendere in considerazione. Questo è un altro dato subito, che prenderemo in considerazione subito, vedo che volete intervenire, se lo fate rapidamente che poi vediamo un'altra cosa, un altro spunto, sforza e poi le osservazioni di Buzzetti sono certamente valide, ma non parliamo di sfitto volontario. Ci sono le nostre città che sono piene di cartelli affittasi, vendesi e addirittura vendesi affittasi, che è addirittura la doppia possibilità, dice, prima, se non affitto vendo, se non vendo affitto. Che indica la disperazione del proprietario, perché è un cartello assolutamente inedito. Quindi lo sfitto involontario va riconosciuto come tale, tutt'altro che penalizzato. Lei dice che c'è una volontà precisa di chi non vuole affittare la casa in questo momento, dicendo questo? No, sto dicendo che occorre guardare alla situazione di mercato, ecco, e vedere se c'è uno sfitto involontario come nella grandissima parte dei casi e se c'è uno sfitto volontario, che non vedo però che possa essere quel kamikaze che paga le tasse senza ritrarre avere un minimo reddito, di introito, in cosa, effetti. Righi, che cosa voleva dire? Ma un piccolo appunto. In questo mese si sta creando una battaglia tra chi vuole togliere l'IMU, chi vuole abbassare il cuneo fiscale, i comuni che dicono ma noi non abbiamo i servizi. Allora, o noi ragioniamo di un processo che deve salvaguardare le casse delle famiglie, e il 79% degli italiani sono proprietari di casa, quindi l'abolizione dell'IMU è dare i soldi subito alle famiglie, e non deve essere la contrapposizione dei comuni che dicono allora noi non diamo ai servizi, deve essere dare i servizi e dare soldi ai cittadini. Il problema è di uno Stato che ha un costo della macchina, Stato, regioni, comuni, che hanno un costo
che sicuramente è molto pesante. Allora, rivediamo la macchina dello Stato, lo diciamo da una vita, le famose riforme, e non continuiamo a tassare i cittadini, perché così deprimiamo i mercati e creiamo disoccupazione. Allora, ovviamente vedo chiamato in causa in media subito il sindaco. Ma le posso chiedere però di te, vediamo questo servizio insieme, prego. Perché questo fa parte di quello che stiamo dicendo, e lei ricordi bene quello che ci vuole dire, che ce lo dirà subito appena il nostro servizio di Maria Teresa Fabris. Vediamo un po', sempre case, sempre mercato immobiliare. Aiuto, mi si è ristretta la casa. È quanto è successo negli ultimi 30 anni agli italiani, che hanno visto diminuire gli spazi vitali del proprio immobile di ben 30 metri quadri. L'abitazione più ricercata non è più, secondo tradizione, il classico quadrilocale, bensì un alloggio di 3 stanze più servizi. Secondo l'associazione di architetti ed ingegneri Inersind, nel tempo di una generazione è sparita una stanza e la media delle richieste per un appartamento è passata da 110 ad 80 metri quadri. Un cambiamento che ci parla dell'impoverimento della famiglia media italiana, che si industria a risparmiare su tutto. Una casa più piccola costa meno in riscaldamento ed elettricità e anche le tasse diminuiscono. Una vera trasformazione sociale, aiutata dall'innovazione tecnologica. Tutto diventa più piccolo, dai computer sempre più spesso portatili ai sanitari, creati anche per spazi ridottissimi. Persino gli sgabuzzini si trasformano facilmente in cabine armadio. La casa cambia anche perché cambia la società. I ritmi sono più veloci e la famiglia ormai si riunisce nel focolare domestico solo per il pasto serale. Spariscono quindi corridoi e sale d'ingresso, come gli studi e la stanza per gli ospiti, a favore di spazi aperti e multifunzionali, dove cucinare e stare insieme agli amici con tutta la famiglia. È proprio il soggiorno, il vero re della casa. Uno spazio che, secondo le richieste immobiliari, dovrebbe essere di almeno 30 metri quadri. E non importa se la cucina è all'americana. Si moltiplicano i soppalchi, fino a qualche tempo fa una vera rarità. E le pareti spariscono, per lasciare posto alle librerie. Tutto si restringe, ma gli italiani non rinunciano ai doppi servizi. Se il secondo bagno può anche essere cieco e di soli 4 metri quadri, il primo deve essere di almeno 13-15 metri quadri. E, per chi se lo può permettere, anche con vasca e idromassaggio. Vabbè, abbiamo voluto chiudere in bellezza con le vasche idromassaggio, però mi sa che questi pochi ce l'hanno. Comunque, sindaco, a lei la parola, che stava dicendo? No, io, a parte che mi sembra che questo sia anche un po' una fisiologia più che una patologia, perché mi sembra molto... Sì, l'avevamo detto, no? Cambia la società, quindi cambia anche... Il vero problema è che non c'è contrapposizione fra IMU e servizi. C'è un punto che è un punto nodale. Si sta scaricando tutte queste contraddizioni, se le si stanno scaricando tutte sul livello locale. E le cose che io sentivo dire sono anche apprezzabili, ma in verità il punto sostanziale è che non riusciamo a fare una politica per la casa di tipo nazionale che prenda atto di quelli che sono i bisogni veri. Dopodiché il tributo c'è, è europeo, poi si può discutere di come lo si lega alla presenza su un territorio e lo si lega realmente ai servizi che poi devono essere di qualità. Però il punto vero è che manca una politica nazionale della casa che dia una risposta alle varie fasce di reddito. Perché ci sono, ma non è il primo anno. No, purtroppo sta avvenendo. Oggi viene avanti in maniera clamorosa che non abbiamo più strumenti. Anche un ente locale che voglia perseguire un percorso di questo tipo, al di là del fatto che sulle case ERP, quelle delle case popolari, i massimali sono bassissimi e chi conosce i costruttori sa le difficoltà che devono affrontare, anche lì partiamo da un punto, alziamo i massimali a livello nazionale, facciamo un piano nazionale e i comuni collaborino mettendo le aree a disposizione. Intanto diamo un colpo in questo senso, perché se no davvero ci citiamo addosso, il problema è l'IMU, il problema sono le banche, sì, il vero problema è prendere un'iniziativa diventa concreta. Quasi, mi scusi che mi permetto di dirlo, però da parte del cittadino un gioco al massacro quello che vede, no? Perché dice, ma allora siamo sempre noi che ci rimettiamo, allora o dobbiamo pagare l'IMU o ci tolgono i servizi, come funziona? Ed è il cittadino, no? Che ci va di mezzo, quindi in effetti
una politica magari più attenta, più adeguata, specialmente in questo momento serve. E infatti, d'accordissimo con quanto è stato detto, io aggiungerei che si può fare sui mutui un intervento mirandolo a favore soprattutto ovviamente della prima casa e delle coppie giovani, di chi ne ha bisogno, di garanzia rispetto a un rischio di perdita di lavoro che oggi è molto alto, come dicevo prima. Si può innescare un meccanismo di obbligazioni che garantiscano e permettano alle banche di dare mutui a medio periodo. E la seconda cosa è sugli affitti, bisogna intervenire immediatamente, perché sono d'accordo con tutte le osservazioni che abbiamo fatto, ma in Francia aiutano per esempio in che modo? Oggi se lei vuole un alloggio lo compra e lo vuole tenere per i figli che si sposano, a un certo punto lo deve tenere sfitto, se no non lo riesce più a liberare. Sì. Viceversa in Francia cosa hanno fatto con la legge Chélier? Ti danno la possibilità di avere sgravi fiscali totali rispetto all'investimento che acquisti una casa, a patto che l'affitti per 5-7 anni, e ti danno anche un mutuo aggiuntivo a tasso zero e ti aiutano ancora di più se la prendi in un alloggio ristrutturato. Sono questi i meccanismi di intervento che aiutano sinceramente un mercato, certo. E come avviene in Francia, come avviene in Germania con altri provvedimenti sul risparmio energetico. Allora, in una politica generale per la casa, queste sono cose che andrebbero inserite. A proposito, sì, mi dica. No, dicevo, sono importanti questi interventi, però se si rimette in moto il mercato, automaticamente si rimette in moto anche il credito. Oggi noi abbiamo delle case che costano meno e dei mutui che costano di più e che finanziano solo una parte dell'acquisto, a differenza di quanto avveniva prima. Ma le banche naturalmente sono aziende come le altre, sono state così maltrattate sotto tutti i punti di vista. L'ammortamento dei tassi avviene in 18 mesi, non c'è nessuna istituzione. Anche se le banche dicono a noi non interessa la casa, a noi interessa la liquidità, quindi è un po' quello che stava dicendo prima. Nel momento in cui viene a mancare un introito liquido, le banche vanno in crisi. Certo, la liquidità c'è, ma deve trovare intanto una richiesta, perché sono diminuite di molto le richieste, e secondariamente deve evidentemente avere uno sfogo che abbia una utilità, che abbia un senso, che si inquadri nella politica. Certo. A proposito, scusate, perché avete nominato le case popolari, no? Quindi ce ne sono 1 milione, ne servirebbero, sembra, secondo dei dati, altre 650.000. Vediamo un po' una famiglia napoletana cosa ha trovato come alternativa, ovviamente forzata. Vediamo. A Napoli si può vivere tutta la vita in attesa di una casa popolare, anche se si hanno le carte in regola per ottenerla. Gli alloggi del comune sono 30.000, ma ne servirebbero altri 10.000. Non si fa un bando da 10 anni e così le famiglie aspettano e si arrangiano come possono. Questo originariamente sono i negozi del comune di Napoli. Dovevano essere destinati al negozio. Dovevano essere dei negozi e sono diventati delle case, le hanno trasformate in case. Siamo a Poggio Reale, in questa casa, se così si può chiamare. Abitano 6 persone, 3 bambini e 3 adulti. Nessuno lavora. Vado avanti con la pensione di mio marito, sono 280 euro mensile. Ma poi avete fatto la domanda per la casa popolare? Sì, sono in alloggio, emergenza alloggio ho fatto. Per chi è con invalidi in famiglia. Sono al 10° posto e ancora non devo avere una casa. Sono 17 anni che ho questo cadine e ancora non c'è niente. No, 17 anni in questo magazzino e chissà quanto bisognerà aspettare ancora per avere una casa vera. Ma qui le famiglie finiscono per strada non solo per colpa della povertà, ma anche per colpa della camorra che occupa abusivamente gli alloggi a canone sociale. La mancanza di controllo da parte degli enti gestori ha determinato che c'è un fenomeno esteso di occupazione senza titolo, e stando in un'area, in un posto a fortissima penetrazione dei clan della camorra, anche di noti esponenti dei clan. Se queste persone venissero cacciate come dovrebbero,
da queste case popolari, quante se ne potrebbero liberare e essere messe a disposizione di chi ha veramente bisogno, di persone per bene che hanno bisogno? Sarebbe possibile liberare 4-5 mila alloggi popolari. Perché non vengono liberati? E così l'attesa diventa muta rassegnazione. Quando eri ragazzina te l'immaginavi che saresti vissuta una situazione del genere con il problema della casa? Che pensavi? Che sognavi? No, per la verità non pensavo niente, per la verità, a quell'attimo della mia età, della gioventù, di trovare una casa, di sposarmi, avere figli, questo sì, ma non altro. Non pensavo che capitava così una cosa, cioè di stare qua, però io sono contenta, sono felice, mi contenta di quel poco che ho e vado avanti. Ecco, questo servizio era di Francesca Romanelisei, un caso estremo, no? Però che esiste anche questo, ma noi vogliamo dare un messaggio di speranza, è così, Righi? Sì, assolutamente. Oggi il mercato, che è calato, i prezzi sono calati, offre tante possibilità. Offre veramente tante possibilità per chi si vuole avvicinare al mondo della casa e ad acquistare. Quindi invito tutti a entrare nelle agenzie, nei luoghi dove si vende, perché... Perché oggi la gente vuole la casa, la va vuole, bene. Facciamogliela comprare con le leggi. Io vi ringrazio davvero tanto e speriamo però di riavervi ospiti, perché l'argomento è sempre molto interessante anche per tutti gli italiani che insomma invece il bene della casa lo reputano molto importante. Grazie ad Alessandro Cosimi, sindaco di Livorno, rappresentante ANCI, Corrado Sforza Fogliani, presidente Confedilizia, ancora Paolo Buzzetti, presidente ANCE, e a Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP. Grazie davvero di essere stati con noi, vi aspettiamo. Grazie a TG2 insieme.